Jasmine Carrisi al centro del gossip. Ecco il motivo, punto. Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, è finita ancora una volta al centro del gossip. Il motivo? Gli haters hanno criticato nuovamente la 17enne riferendosi ad una foto che quest'ultima ha pubblicato qualche giorno fa. Nello specifico la sorella di Mido ha messo uno scatto su Instagram mentre era in trasferta a Milano ed indossava un cappotto leopardato. La posizione assunta della ragazza, però, faceva sospettare che potesse essere incinta. Infatti qualche ora dopo sul social si è scatenato un polverone mediatico. L'immagine in questione ha ricevuto migliaia di like e numerosi commenti. Jasmine Carrisi e il battibecco con l'hater. A distanza di giorni un hater è tornato sull'argomento. In che modo? Jasmine Carrisi ha messo sul suo IG una nuova foto che la ritrae seduta in un muretto di Cellino San Marco con un outfit sportivo, ovvero cappellino nero, shorts di jeans e maglia. Accanto allo scatto in questione la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha scritto questa didascalia. Tu parli di me ma guardati te, chiuse virgolette. Tra i vari commenti uno in particolare ha catturato l'attenzione della 17enne che non ha perso tempo a replicare a tono. Nello specifico l'hater le ha domandato come procede la gravidanza. A quel punto la diretta interessata ha ironizzato dicendo se volesse sapere anche il sesso del futuro nascituro. Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha girato un film in costume. Intanto Jasmine Carrisi continua a frequentare le scuole superiori in vista di vedere nelle sale cinematografiche con il film, che ha girato qualche mese fa in Toscana. Nello specifico la figlia del cantautore di Cellino San Marco Albano e Loredana Lecciso ha recitato facendo la parte di Isabella d'Aragona nella pellicola La Dama e l'Ermellino.